che è la prima volta che viene qui. Qualche parola di introduzione. Sono Nanni Sabio e presidente del Centro Sereno Regis. Il nome Sereno Regis ricorda molti e molte di voi una figura importante della storia torinese, e alla sua memoria abbiamo dedicato il Centro Sereno Regis, appunto, che è stato fondato nell'82 e poi è morto prematuramente due anni. Il centro si sviluppa in un ampio spazio, alle vostre spalle, dove abbiamo realizzato un luogo per la promozione della cultura della non violenza in tutti i suoi aspetti. C'è un'ampia biblioteca, ci sono molti che collaborano dal punto di vista della ricerca, dell'educazione e anche di alcune piccole azioni che facciamo. Due parole anche su questo locale, su questo luogo. Un paio d'anni fa c'era ancora una piccola ditta di pubblicità che ha messo la sua attività, ha messo in vendita questo locale. I locali sono costituiti da questa sala, quella piccola, sopra c'è un ufficio che abbiamo rinnovato noi, e due piani sottoterra, di uno dei quali potete vedere alcune cose di loro. Dopo averci pensato molto abbiamo deciso di lanciare una campagna di sottoscrizione, tutto è in corso, per acquistare e ristrutturare. La sala è stata inaugurata un mese fa, il 14 novembre, perché quella era la data del primo anniversario della morte di Gabriella Fossi, la prima donna capocronista della stampa, alla quale abbiamo dedicato questa sala, perché la sorella Elena Poli, che è qui con noi, collabora con noi da parecchio tempo e aveva espresso tutto il desiderio che abbiamo cercato nei limiti delle nostre capacità di esaurire. E tutti gli anni questo diventerà anche un appuntamento importante, perché uno dei temi di cui ci occupiamo è proprio il ruolo che un giornalismo di pace può avere nella società. Oggi molto spesso i media non svolgono questa funzione. Ma questo luogo è carico di storia. Questa sala cinematografica è stata inaugurata nel 1907 e prima c'era una chiesa dei Santi Simone e Giuda, di cui sapevamo l'esistenza. È stata strutturata, come vedete, da un ingegnere che è architetto, che ha elaborato questa struttura, che si presenta in modo molto interessante, molto affascinante, ed è stata una delle prime sale cinematografiche. Torino, come forse sapete, era un po' la capitale del cinema, e qui intorno sorgono in quei mesi tre sale. Durante i lavori di ristrutturazione, però, abbiamo man mano visto, nel primo interrato, che c'erano dei resti, da prima dei resti umani, di sepolture fatte intorno al 1600. Questo era un luogo dove avvenivano sepolture probabilmente di persone molto diverse. Abbiamo dovuto quindi coinvolgere la sovrintendenza e continuare negli scavi, ed sono emersi i resti di un'abside dell'anno, da data grosso modo. Un ritrovamento importante perché di quell'epoca esiste poco. Torino era una città che aveva una parte romana abbastanza documentata, ma non. Un secondo reperto che abbiamo trovato poco tempo dopo, lo avete visto, come voi osservato nel tavolo di ingresso, c'è un piccolo capitello romano del secondo.
Anche questo oggetto ha un suo interesse perché sembra appartenere a un edificio pubblico, il che farebbe pensare che qui intorno c'era una delle cose che gli archeologi, cercano di documentare, finora non sono riusciti a ricostruire pienamente. Ogni piccolo ritrovamento è un elemento interessante. Perché abbiamo scelto di affrontare l'impegno che un'iniziativa come questa comporta? Perché siamo del parere che il rapporto tra cinema, arte e non violenza, quindi non soltanto il cinema, sia importante, fondamentale per favorire la diffusione e la costruzione di una cultura della pace e della lotta. Voi sapete meglio di me come sovente invece nel cinema e in altre forme di comunicazione prevalgano momenti di violenza spesso assolutamente inaccettabili, senza nessuna giustificazione artistica, e che contribuiscono fortemente a creare un immaginario negativo, a influenzare persone più sensibili e giovani, e noi vogliamo contrastare questa gente. Abbiamo molte amiche e molti amici che collaborano a vedere. E oggi, per esempio, abbiamo con noi Gianni Pallari, che è stato collega di Domenico Sereno Regis, insieme a tutti questi altri musicisti e cantori che ci faranno ripercorrere in modo originale la grande crisi che stiamo vivendo, che ha avuto, come sapete molti di voi, un momento nel secolo scorso, negli anni 20, fine anni 20, ma oggi si presenta con caratteristiche che, almeno a parere di molti di noi, sono persino peggiori. E allora bisogna contrastare questa tendenza, noi cerchiamo di fare un piano culturale, di una politica della non violenza e così via, ma anche la musica e i canti possono aiutarci in questa direzione. Nell'ingresso troverete una piccola scatola per chi voglia collaborare e contribuire a questa iniziativa. Ogni piccolo contributo è benvenuto. Allora, buona serata, grazie a tutte e a tutti e grazie a voi. Quindi c'è
delle cose che interessano. E si è accorto sempre di più che quando la gente sente cantare, sente queste storie, si entusiasma. E quindi ha sempre accresciuto questo suo desiderio e questo suo istinto per manifestare, diciamo, per i suoi pensieri, i suoi racconti. Ma non ci vede adesso. Sì, esageriamo per te. Lui in questo modo ha voluto affrontare. Quindi non ho esagerato in quello che ho detto, è una persona veramente di grandi valori. Quindi adesso questo che noi facciamo non è né uno spettacolo né una cosa, è come se fossimo in un salotto dove siamo tutti invitati, come quando andiamo magari a casa sua, ci siamo in punta qualcosa, su un antò, rispondiamo, e vuole essere questo. Quindi è come fosse il nostro salotto di casa, e vuol dire come me e come tutti gli altri ospiti. Grazie Dani. Mi ha chiesto le canzoni piemontesi che io la piaia, perché se una gli ha scritte magari capisce un po' di più. Comunque, cantiamo la crisi, è nato un po' così più di un anno fa in un caffè di via San Dalmazzo, da Urbino alla Drogheria dei Libri, dove le gente conosciuta 60 anni, ma dai che mai sia cantè, mi ricorda c'era Nanni Saglio. E di ah Lautrani quando inauguriamo vieni a farlo là, e io si vedi che non sapevo, non mi ricordavo degli anni nel Magagne che la via comunque su Marivai, e quindi ho accettato perché pensavo a voi che questa invenzione di un altro modo di cantare magari sarei a piacere l'avrei a trovare, e infatti li ho trovati, perché quello che noi riusciamo ad intuire più o meno adesso è persino la scienza che lo dice, no? La ricerca britannica che cito ogni tanto conclusa con quel motto: la musica al posto del medico, perché cantare fa bene al cuore, alla mente e al respiro. E poi una ricerca svedese di quest'anno che titola cantare fa bene come lo yoga. E allora adesso batti una minuta insieme alla crisi, perché cantiamo quella e non facciamo ovviamente fornire gli studi. La globalizzazione, dico la mia, è l'opinione, ha messo le nuvole, ha messo la finanza sulle nuvole per distanziarle dalla terra dove ci sono gli operai, ci sono le fabbriche, c'è il territorio, per poter ristrutturare, licenziare, delocalizzare senza tanti lacci e lacciuoli, e quindi ha sottratto la finanza alla presenza umana. Ma la società che ne viene fuori, che società è? Quella del secolo scorso ha idolatrato il partito unico, quello di Mussolini, di Hitler e in altro senso di Stalin. E questa, qualcuno parla del mercato, ma qui c'è l'idolatria del profitto, e del resto chi se ne frega, e la società va a ramengo, ecco. E difatti, ma per mettersi in piedi allo sconforto, cantiamo le quattro righe che ci sono al fondo, sull'aria a quanti era giugno, e stasera flippiamo. Ma questa più lì, a riuscirà a tirarsi su. Acosta più lì, per chi su, alla banda manca che giorno è già blu, basta comprendere che sta città, per noi anche loro andiamo stanca, alle alle alle. Cantea fa bene alla salute, tu se mandi, lui fa maestro. Io sono venuto in questa città per far vedere le mie realtà e le meraviglie che ci sono dietro le vie.
spesa è piccola e il divertimento è grande. Le donne hanno la camicia e gli uomini le mutande. Così si richiamava l'attenzione nelle piazze dei paesi più di 100 anni fa. Solito lo conoscevo, ma ho trovato traccia per usarlo su un libro di allora. E ha svisitato i baracconi. E allora ho trovato un esempio con 18 baracconi. Oggi ne visitiamo solo due, ma basta già. Nel primo baraccone loro potranno ammirare nella parte più antica il famoso fenomeno della Gran Bretagna, che ogni 5 minuti è aperta chi ci arriva in bagno, mentre tra la parte moderna potranno ammirare Monsignor Rino Fisichella, che nel 2010, contestualizzando per giustificare le bestemmie del Berlo, si guadagnò il titolo di campione mondiale di arrampicata sugli specchi. L'unica maestra. Passiamo al secondo padiglione, che per oggi è anche l'ultimo, perché non è tante robe del programma. Nella parte antica potrete vedere il rinoceronte della Gran Bolivia. Casuitris bacca salata di invidia. Questi sono i baracconi di 100 anni fa. Nella parte moderna invece non ci sono grandi novità, perché vedrete delle donne, delle femmine che girano per i telegiornali e i talk show di questi giorni da Baire. Sono le infatuate amazzoni del Berlo che dopo l'ora di adorazione adesso cantano l'inno dei forza italioti più devoti. E poi gli inglesi la chiamano music hall, ma era roba dal tempo da belle poche, già prima roba da signore, e noi cantiamo le canzoni adesso, ma per ste insieme e per di con il canto, perché rimane al convegno di studi, ma è cantuma l'uma cambiare le parole a una strofa da sua dura ambulante, poi all'aria a De Andre Calecula a Carlo Martello. E allora? Amica te, tu pensi sì, a cante insieme anche a dove sì, perché cante farina che, perché cante che già pure. Però hai anche le canzoni popolari che hanno detto un grosso contributo. Eh sì, è più malaria che dicia prima De Andrè. Donando i canti popolari e le canzoni da viola, pure cambiato tutti, ci siamo assieme diventati, crociando i nostri guardi da ogni adorazione. I canti più antichi e quelli di viola, abbiamo tre chitarre e nessuna mandola, e noi siamo capaci a cantare anche senza la viola. E per trovarsi, signor Giambattista Grizia, che l'incontrarsi è un
vizio che vizia, avremo ancora momenti di gioia e letizia. Sì, però adesso con questa crisi, non è che la gente l'abbia più tanto meglio accanto a te, eh? Guarda, maestro. Ma cos'è questa crisi? Questa crisi, ma gli manca il titolo un rincone avaro e vecchio, dice oggi così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. E per dire la donna bella alla crisi si imponò, e per farla di mia stella digiunando soffrirò. Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate, e vedrà e la curva tornerà. Adesso andiamo sul Piemontese Turna, perché nel 95, vedendo che la situazione deteriorava, pensavo a me, mai più che si arrivasse già adesso. Dico, qui va a finire male. E allora sull'aria di Assun Partita di Urin Caporal, che stavo imparando allora, in parallelo ho fatto una canzone, di cui adesso tiro in ballo una strofa e un pezzo. Perché Vicker Dia parlava allora, e invece sì, nella situazione proprio d'ancora. Forse allora esageravo. E allora al sol. Adesso le ora di guardare alla gente, gli ultimi aspetto ancora un bel tempo, da noi poveri che pura su un bravo, per non vendere a Diao, le malura a destortuiesse, cui capumando a per un po' del piese, i suma stufi a tutti i potenti, star se a spuntino ancora sgheire, la bruma alla tavola senza insopere, e noi mangiare ruma per terra seta, con tutta la culpagna, ma col mercato troppi resco a me, e per battuta spellerti e compre, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti di guadagnare quel che è giusto e non grattare, e vedrà che la crisi finirà. Ma nel 2008 mi arriva un foglio da Pianezza che mi aveva portato Renato, che era stato lì. Allora dormì un po', perché, e poi le torna prima in mano, e allora pensandoci su, mentre leggevo ancora i giornali, ha detto Pinelli, su di me, ma a Pianezza ha saputo che era la crisi come a Berlino. Infatti in Germania dal 2008, formatevi, è sul tasse da fede e adesso su Mampelli, mentre lui con ottimismo alla piana per andare. E parei che tu ma crack, qual è il titolo di cui fai che l'avevi portato Renato, Beppe? Proprio parei, e
da sto cracca di banche cosa mi dice? Ansima all'aria dal gregoriano e farei si passa ieri vai a Mauro Barrera vengo a Tibere sì se cambia. Dimenticato di dire prima una cosa
si va creando una dipendenza. E cioè, quando dicevamo del canto per annunciare cosa facciamo, avevo dimenticato di fare, avevo dimenticato di dire una battuta di Miguel de Cervantes, che dizia: le canzoni fanno bene perché spaventano le malattie e le fanno fuggire. Mentre quel grande poeta del Senegal, che era Léopold Sédar Senghor, un giorno disse: se andando in giro sentite cantare, fermatevi perché sarete accolti. Gli uomini malvagi non hanno canzoni. Accennavo prima alla Belle Époque, che è il tempo in cui a Torino c'è gran fame. Faranno l'Istituto del Pane Quotidiano nel 1896, perché qui che sta nella pei da una piatta mesta e una pagnotti a certo convinci a tournée a suo paese, per cui che la fame era ancora più grossa. Perché nel 1870-80 c'è un calo enorme dei trasporti su nave, perché dalle ruote laterali si passa all'elica, c'è un calo del 40%. In Europa arrivano le granaglie dell'Argentina e tutta il Piemonte puntadina le ha la fame. Ecco il tempo lì che emigrano milioni, milioni in America, dall'America all'Argentina, per la fame. Parlo quei anni che i giudicani la ricorderanno, porta più la qui templare, e quel suo bar che il suo mercato era come una gran terra. E ricordo una sera, nella doira, la era piena, ma sta, su ma conoscesse la, di fargli la salvera, e mi era disperato. Porta via, porta via, auria di prese. Porta via, nel mio bel burello. Ti aspettava la sera, la cacula per noi era propisciuta a tua casa. Mi facci salutare perché a te guarda sera potete arcina un'ora poi quando all'alba nello stile incontravo le maraglie del buio mi sarò un sarcasmo mi ciappava la mia chitarra cantava mi canzù porta pila porta pila auria di corretto porta pila nel viver pur del notte mi suma la sace mi ricordo le dite e vedrai che ben dì quando tornerai a casa ti accanteranno per rispettare ti piorare le vie se mi tanta di vie mi ti aspetterai sì torna presto al cielo lì la mia vita sarà grigia ma sarà bella senza te porta pila aurea di porta pila porta pila e più bella del nostro e scrivete qualcosa e ti dà rispondime ma poi ti dà schità
te che sono tornato, la sapevo che te sbagliavo, e te spina una botta con la tendora, la spina una doia, la spiancanata, la e poi siamo al carro, da, porta qui la spia morta, e mi canto, ma una porta pila, porta pila, o tu è tu, senza sacri, porta pila, ferma chi vuole. Malarita, malarita le tanto bella per il giorno,
Carolino, vai cammina Gesù. Marita, è tanto bella per il giorno. Si vedeva la pregona per il giorno. E te fa che mi chiera, che trovai le tanto tanto, che trovai te la tua fama. Ma la vita è tanto bella per il giorno. Caro mio, vai cammina di giorno. Ma la vita è tanto bella per il giorno. Si vedeva, si vedeva, ma per il giorno. Ecco, questa canzone nasce a Borgo Vittoria nel 1901 e poi gira per i vari circoli anarchici, i circoli operai. Era nato da poco il Partito Socialista, non c'erano altre, c'erano ancora le leghe di resistenza, la società di mutuo soccorso, e poi girava e le dune giuntava lo strofo. Questa canzone, come vedete, è ben curiosa, a descrivere le torture del travail, e c'è questo ritornello, la vita è tanto bella per gli signori. E quindi mi ha aperto la porta a cantare La Lega delle Donne e poi due strofe del vino dei lavoratori e poi due canzoni della Belle Époque, come dice il ritornello di questa canzone. Però voglio proprio dirlo, le donne a son cure che alla fine a son biforte e a san bene curati. E se a far la lega, io ne fermo. E se che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle donne lingue, abbiamo delle donne lingue. Se che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle donne lingue, e se ci diventiamo. La valle padana vuol dire non vuol dire, a sua chiamava Lega, a sua cara cupia anche il nome, la Lega delle Donne. Adesso cantiamo l'inno dei lavoratori. E io ho trovato, grazie a voi in casa, l'aria è sempre cuna, però hai tante maniere di cantare, lui cantuma farei. Perché lo farà insieme. Cantiamo due strofe perché è molto lunga, però prima volevo dirvi che è stato composto le parole da Filippo Turati, un giovane Filippo Turati, nel 1886, e dire che per 20 anni circa era reato cantarlo in pubblico, da essere cantato al chiuso. E infatti i circoli socialisti operai cantavano piuttosto addio all'unato, visto che fu lì applicavo dritta. L'inno dei lavoratori.
come queste due strofe, perché è anche un segno di laicità che io ho visto molte volte nei funerali civili appena dopo la guerra e qualche volta ancora adesso, uscita dalla chiesa, hai la banda che assuma l'inno dei lavoratori, ampia strofa. Tu fratelli, tu compagni, su venite in fila schiera, sulla libera bandiera, sette sorte da venire, delle tene del risulto, ci vengo in punto fatto, la gran causa del riscatto, di ogni noi vola. Santo del lavoro, dei suoi figli non sarà, o vivremo o del lavoro, o fuggiamo, si vorrà, nel secrato capitale, delle macchine di distanza, la tua solco preferenza. Qualcuno, un giornalista dell'Avanti, Guido Podresca, scrive l'inno dei divoratori, che era uno scandalo della Banca Romana e altri. E vi dico solo la prima riga dell'inno dei divoratori, deve l'antifona. Su ministri segretari, su tornate in fitta banda, che nessuno vi domanda la fedina criminale. Sull'aria dell'inno dei lavoratori, per uno che sia adesso più che si ispira lì. E poi, intanto in suma, vi descriviamo coloro che girano attorno al gran capo e che per lunghi anni ci hanno governato, e magari ancora, lo fumo mie neppe, anche sia per la Steia Mauro, tu a Palè. L'aria le cula tanti merluca slamento caie tropica salur. Ecco, dopo che il sacrilegio l'hanno compiuto i cacciatori e noi non più mappinella dovrebbe l'aria lì tra i mogliano d'altronde perché io uscito da zio muratori non parare. E quindi coloro che girano lì attorno sono Berlusconi, Berlusconi, a Berlico picatelo, e salusti se va bondi, e fa niente calfasche, per i brunetta con casparri. La santa anche cui sogni a te, andata a casa è un padrone. Allora, siamo arrivati a Franco Contardo, che si recita, perché ritiene più valido che cantarla, ecco, ero un consumatore. Perché nella storia di Fausto Amodei nella storia ha detto anche la crisi
la storia di cultura, non manca proprio da spiegare. Dal 60, dal 60. La destinata è continua. È un pietro che ha cantato e dove con i cantabanti. Va bene, allora questa è una parte di Fausto Amodei. Allora, qui trattiamo la crisi in un modo diverso, no? Siamo negli anni 60, il momento del boom, dove tutti quanti si ingegnano per fare tanti soldi, perché c'è molta richiesta, il mondo sta sviluppando così. E allora che cosa fare per fare i soldi in fretta? Tanti studiano il sistema della sofisticazione alimentare, perché tutti mangiano, quindi dato che tutti mangiano, tutti comprano quella roba lì, se sofistichiamo, risparmiamo e guadagniamo più soldi. Allora, Fausto Amodei ha fatto questa canzone che io recito invece sulla sofisticazione alimentare. E quindi e voi immaginatevi il tipo che è lì, però si accorge che quanto questa sofisticazione incida sulla sua vita di brava persona, amica, eccetera, però questa viva corte. Ero un bravo cittadino senza ubbie e badavo solamente a cose mie. Davo il voto a chi sedeva già al potere per timore d'avere qualche dispiacere. Concordavo col padrone e la questura un progresso senza l'ombra d'avventura. La mia pace fu però pregiudicata dal fatto che mi piace l'insalata. La condivo con del puro olio d'olivo, ero ignaro, era olio di somaro, messo assieme a carogne di malene, l'olio esterificato, contraffatto, adulterato, re mi fegato e budella mi schiantò. Per eliminare del tutto dai miei pasti il pericolo di condimenti guasti, fui costretto a eliminare dalla cucina olio, burro, lardo strutto e margarina. E da forza di pensare al fine volli far la prova di mangiare solo polli. Polli lessi fatti in pentola alla buona con dell'acqua, sale, pepe, qualche aroma, ma i pollastri sono più grassi se li castri e i capponi sono castrati con gli ormoni e sono cose sempre un po' pericolose, tant'è vero che io adesso sono lì per cambiar sesso con una femmina, fra un po' diventerò. Abitavo in un moderno appartamento con struttura faccia a vista di cemento, marmorosa nel soggiorno e nell'ingresso e mosaico rosso e verde dentro il cesso. Il mobilio per mio gusto personale era in stile barocchetto cipendale, ma mi accorsi poi con gran disperazione che l'alloggio era di speculazione. L'impresa, per ridurre un po' la spesa, ha messo anziché cemento gesso. Con cura ha ridotto l'armatura e così l'appartamento, con struttura di cemento, una notte sulla testa mi crollò. E così, per questa storia disgraziata, mi trovai con la salute rovinata. E mia moglie mi negò il proprio affetto e restai senza famiglia e senza tetto.
oppressi da una gran disperazione, cerca il conforto della religione, sperando di trovare consolazione in atti di profonda devozione. Ma pensate, le candele erano truccate, dopo un poco non facevano più fuoco, e distretta anche l'acqua benedetta era stata mescolata con dell'acqua sconsacrata, che per sempre la mia anima dannò. Fui convinto d'aver perso la partita, non cercai più alcun conforto nella vita, e decisi lì per lì di farne corte e di trovare quel conforto nella morte. Sono andato in farmacia una mattina e ho comprato mezzo chilo di strignina. Poi mi sono nascosto dietro il cimitero e ho ingoiato il mezzo chilo tutto intero. Non saprete come mai qui mi vedete ben vivo, quasi trulla giudivo, per dire come tutto andò a finire. La strignina ingurgitata era stata adulterata e soltanto una diarrea di profumo. Col caffè Sant'Anna, picchia Roma e Milano. E allora quando ti faccio le ciliegie sono vere, con che piacere si va la buona, lei sulla scala, io di sotto che la rendo, e tutto vengo con il suo piacere un po'. Quando il testo viene a voto, lei mi sente a voto, ma un cattivo chiodo, la restentiglia, lei si scompiglia, sente ancora una distrazione, si farò se braccia, poi mi cade in braccia, sotto il fondero, l'amore si fa. Era capace di fare il cabaret, anche se è il primo cantautore, secondo gli studiosi, Armando Gil, al secolo Michele Testa, alla Cambiano, perché ha debuttato prima come cantante che come avvocato, come voleva suo padre, e alla Cambiano per l'infermiere infarto a suo padre, dice le cronache, perché anni dopo esordiva al Salone Margherita, e Chiara non sapeva neanche. Vi dico una frase che ho trovato: quando accendeva le luci la gente interrogava, e questa è la risposta evidentemente ad un medico che lui conosceva, un po' stracontente, perché alla dire se sei poeta come sei dottore, la musa soffre e l'ammalato muore.
ma tu, ma la Spagnola è del 1906 e l'ha scritta Vincenzo Di Chiara, che prima scriveva in napoletano, ma allora qui si è accreditata di una santosa spagnola, non so se Tortajada o d'altre. C'era l'abitudine anche per l'italiano di assumere nomi francesi e spagnoli. Alla nostra linea, a voi.
quando mangi al cielo testa, con tu mai ci cadrne bene, sentire le guai con gli pure un sole, le non è a scato ma rendi impostri. Yeah.
fame alle sfidate, dedicazione a quanti venire a Gesù, a superviare e saldati, a levante e assumere tu, a perdonare la Yeah.
Antes de este pei, at canzun è una guerra per tutti i due. Quindi abbiamo un potente, senza rischi troppo. E tutto ma, è una cosa che con le canzun ha perfetto anche adesso. Ieri, per esempio, le Gianduieghi, che erano feste popolari. Spiega un po' cosa sono le Gianduieghi. Le Gianduieghi, le spiegai insieme al Boschino, erano feste organizzate in Piazza Vittorio, andando fino alla Gran Madre, e occupavano tutti da po'. Per le sede di massa usavano anche la truppa. Era il tempo in cui sulla Carlevè c'era la tacita licenza per il pura giunta dei destra cui fa comando. Allora, fino all'Ottocento, comandavano i nobili e i preti, e quindi è il nasio destra di da lì. E era la canzone busiarda, chiamava questa, una che cantava il mondo all'incontrato, le robe che capitavano anche. Vediamo un saggio, hai le due strofe sulle leggi insieme al libero Roberto Levi. E poi ci sono tre strofe che mi ha portato la Viconazzi. Becatele Nacan su, becatele Nacan su, il Nacan su brigata, la vita è tutta andata per te, il Nacan su brigata, andata fai tre. Andata fai credere, sta puntata a casina, intanto un gangan per te, sta puntata a casina, al papa ti sentere, al papa ti sentere, c'è troppa in pudicizia, intanto un gangan per te, c'è troppa in pudicizia. E allora hai perso i patati, hai perso i patati, il dei e le militante, hai perso un cantone per te, il dei e le militante, la veia per la strada, la veia per la strada, a la scipa tre monti, hai perso un cantone per te, a la scipa tre monti, le guardie alla zappata, le guardie alla zappata, la turco bevito, la turco bevito, a farlo spogliarello, la vita è giunta al per te, a farlo spogliarello, fascino tu ci sa, fascino tu ci sa, hai disfatti la vostra, la vita è giunta al per te, hai disfatti la vostra. Questi strofe ce ne sono a bizzette. Avremo ancora il programma. Allora, qui è su le storie personali, però prima sono, dato che la canzone era l'unica, cosa già in chiarimento insieme alla parola, per le che pensa più male, la parola teacher. Spiega un po'. Anche una strofa per il nome Roma. Quando era giù nella via il piccer, all'era un badola, ma era sentito, sarebbe già spiegato. Però c'è un racconto in piemontese che ho pubblicato sul mio libro, di Armando Beccuti, che quando andasia di suo pare a Portapila nel 1909, aveva stato disoccupato, via traffico, era lì. E alla dime, guarda che la parola piccer, a me da lì, e volse e la mia intervista americana è buona più c'è gente ben vestia e io lo figurino noi io destacavo i fiori perché tanta maraia si calesia non che era scritto chi che sapeva l'inglese a Portapila da Vincenor a testa a quei fiori che noi tenio con i figurini e era scritto pittures che quindi più ferma di me piccola e per parei allenai la parola per lui sanitaria finì piccer che non dice già la strofa che vuol dire un bimbestì quasi un gagà
a sdampollarle, per dire all'italiano un bel imposto. E cantuma questa canzone, quando era giù stasera per il piano, e una volta girava mano verso un femminile, la canzone delle battone, diceva qualcuno. Comunque la versione femminile pensa agli amori antichi, magari un po' interessati, e la versione maschile la pensa a quanto la via di Ray Matisse. La prima strofa la cantava una madama a 90 anni circa, qualche anno fa. La si ricorda quando la via la fiola lì, che la via un bel putagè. La canzone si sviluppa su 7 strofe, cominciano le donne, la parte femminile. Ale 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 invece per tutti. Non mi sposerò mai più, non mi sposerò mai più.
giù, non ti porterò mai giù. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare la volta. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare la volta. Giapponesi, credo. Comunque non è farei da piola. Per finire, ci sono due ritornelli del Cabezantan che si trasinava dietro con la Belle Époque. Creola, una canzone femminista che inginocchia gli uomini ai nostri piedi, e Canti Nuovi che dice se con le donne gioca d'azzardo senza riguardo, le metto lì assieme. Perché una volta che li canta ma chi vuole con le donne dai gli spiaccia pelle. Allora, creola. No, prima di tutto. Perché nella storia abbiamo che da qualche uccello in donna, perché si è piaciuta. No? Le donne cara in fortuna, non deve mai mostrarsi innamorato. La bionda che ama la bruna, dica la bionda che ha l'altro amato. Se con le donne vuole aver fortuna, giochi d'azzardo senza riguardo, combatti con parole e noi vedrai come otterrà tutto quello che vuole. Però le donne, come a dire la canzone, alla fine hanno avuto sempre anche noi. Questa creola era il cavallo di battaglia di Isa Bruet del 25, la canzone. Isa Bruet è la scopritrice di Macario. Allora, creola dalla bruna re, perché fa sorridere se la donna sa. Sraziali, dagli baci sraziali, mi tormenta l'anima, uno strano mal, la lussuria passa. Gracias.
parla a lui. No, questa è una storia. Una storia in piemontese e volgare. Volgare in questo senso. Come il latino è diventato volgare quando è stato contaminato dall'italiano, allora il piemontese volgare diventa volgare quando l'italiano entra e lo contamina. Quindi questa è il dialetto piemontese, però contaminato dall'influenza dell'italiano, che si chiama la storia della vela. Allora vi dico chi è la vela. La vela è una ragazza che si chiama Laura, che canta nel nostro gruppo. Noi abbiamo un gruppo nato qualche anno fa, nel 65, forse 50 anni che cantiamo, che si chiama Cantambanti, forse i più vecchi l'avranno sentito nel tempo. E allora questa ragazza che canta bene, allora questa è una canzone che è una poesia che illustra la sua bravura. Al punto così brava che riusciva a cantare addirittura in fondo al mare, no? Tanto era brava. E lì c'è tutta la storia. Sta mia bus solitaria cavalla, mentre suma da bianca statalla, alle sì per puntere la storia, e speranda che un resta memoria. Cara gente, il lei impatesse con te la vecchia strada e la storia della vela. Ammirata un grande riguardo per la grazia, quel lo sguardo, la viandun di gran lunga il più bello, al cantava pime e il lingue. Lusignol, l'orte sospira in confronto, non valeva una lira, e i cantori alla luna che cresce, oh, l'era venca sentei sosternese, che la bus e la gira sentite, l'era a me calcolante le urmiglie, la bus dusa, perché il paragon dusa come una staccatorone. Se venen che una volta la vela entregi, da una barca vera, e calasse entro il mare profondo e pianotto, le arrivò fino in fondo, e la vela sul fondo del mare a sfarciaio e si mette a guardare. Era un mondo assai splendido e vario, ma differente da Fiorin via Cibrario. Pesmaron verde bleu, rosso corallo e pescano, e pescar, pescavando, pesca righe, a quadre, transamate, pesce porco, viva crenate. E la vela, embrastando la lice, le sentisse cubosa e felice, le sentisse molto ben contenta come quando cade la pulenta, come il bur, la saltista e la bagna e magari la nebbia in campagna. Ma quanto è profonda e commossa la vela, e il suo cuore più forte batteva, e le lacrime stanno per spuntare più copiose che le onde del mare. Ma la vela alla troppa coscienza, mi più ne, ma mai più, ci ripensa. Troppe lacrime dai miei languori, così il mare straripa fin fuori. No, non penso di avere il diritto di sommergere tutto l'Egitto. Così, rasserenata e felice, tira fuori una piova ed balice e si fa uno spuntino veloce per gli aiente e me per la voce. E la vela sul fondo del mare a pian bel fiato e si mette a cantare. Oh, gustosa, oh, celestiale, e d'ambuca ai sorti va legare con un trinta incigetto d'allegria che si plasma la testa. Alva via!
un sollievo che spiana le rughe col profumo dell'aglio e le anciughe. E sbata lì ad l'incantesimo arcano, tutti i pesci si prendono per mano, per le pinne, le chele, le antenne, in quell'aura di pace perenne. La medusa, quantunque furticante, se ausinasse a un bel polpo danzante e imbrancalus la punta al tentacolo, ale purdas lumingent l'abitacolo, e il pescal, l'assassino del mare, continuando comunque a stradare, a mostrava per un tal viso scontento quei fervaie di rincresimenti e la scatola e tonno palmera sarandrinta la scura già sera abusava per serti la rius augitava un filetto merrius cara gente alle storie della vita mi la sai mi son sì per puntera ma pensava che forse le giusto che la chita e che un nasan se il gusto di spevri i vostri talenti e il prosieguo degli avvenimenti sì, che insegna la vela conviene perché merita e poi vi fa bene lì e lei dà che mi consuma la giostra adesso è una che disi la vostra la vostra. Grazie.